Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi voglio provare a portarvi un nuovo format, ovviamente chiaramente ispirato a quello che già Falconero fa sul suo canale, però voglio capire un attimino se può piacervi. E voglio analizzare quello che è successo la settimana che è appena finita, che sta finendo, dandovi il parere sui giochi che ho fatto e sui commenti che ho ricevuto. Allora, iniziamo con l'inizio della settimana dove ho portato The Painscreek Killings, un gioco veramente quasi unico nel suo genere, non ha fatto molte visualizzazioni, a dire la verità, però ad alcuni di voi è piaciuto molto, soprattutto a Ivan. Io ho avuto la possibilità anche, ogni tanto mi capita, di fare un giveaway. Io ovviamente scelgo tra chi magari commenta e lo contatto in privato, ogni tanto mi capita di avere qualche chiave in più. Ho voluto ricompensare Ivan perché comunque mi ha aiutato tanto nell'ultimo periodo. E il gioco è veramente molto interessante, l'ho giocato, sono andato avanti un pochino, Ivan lo sta spolpando, quindi poi mi dirà e magari faremo un video aggiornamento su quello che è con il suo parere. E davvero molto molto interessante. Poi in settimana c'è stata anche la live di Kerbal Space Program che è piaciuta. E a parte, vabbè, fatto che ho quasi sbagliato l'orbita lunare, però diciamo è andata tutto buon fine, stranamente. Mentre invece il mercoledì ho pubblicato Nova Islands, che avverto per chi magari se lo stesse chiedendo, non è ancora su Steam, io ho una versione beta, però uscirà prossimamente. Che è veramente un titolo che mi ha stupito perché non me l'aspettavo. Infatti all'inizio pensavo fosse uno scam la mail che avevo ricevuto, ma in realtà il gioco c'è, è fatto bene e unisce Forager con un Factorio, quindi anche a voi pare essere piaciuto molto. Poi c'è Falconer che in realtà lo aspettavo da un po', e l'avevo pronto da un po' a dire la verità come video, ho avuto modo di pubblicarlo solo adesso e sembra che mi sia piaciuto, è un po' particolare, un po' di nicchia, però insomma va bene. Per la settimana prossima io mi piacerebbe darvi qualche anteprima, ma in realtà ho già parecchi video, si parla di una quindicina di video già pronti che dovrò mettere nelle prossime settimane e non ho ancora idea. So solo darvi questa anticipazione, ci saranno nelle prossime settimane un paio, poi magari se questo format vi piace e lo riproporrò sabato prossimo, magari saprò già dirvi la programmazione. Non i titoli, perché ovviamente vi creo sempre un po' di suspense. Però quello che voglio dirvi è: ci saranno due o tre giochi spaziali. Ci sarà un esplorativo un po' alla Animal Crossing. In arrivo c'è anche un gestionale. Cose interessanti ce ne sono di sicuro. Anche dei bei survival, un paio di survival molto simili ma diversi tra loro, di cui uno ho apprezzato particolarmente. Infatti uscirà prossimamente un video bello lungo in proposito. Altra cosa che voglio vedere insieme a voi sono i commenti. E ringrazio Sirius per aver gradito il video su Falconer e anche giochi brutti, che poi commenta un gioco bello, insomma. Ringrazio anche Alessandro Monti che seguo per aver apprezzato il video. Anche Max Flash, che ovviamente mi contatta spesso, un gioco che aspettavo. Altro da dire, credo non ci sia molto se non il fatto che comunque Giuseppe mi dice la sua su Kerbal. Mi spiace che non ti sia piaciuto, diciamo, Kerbal. Ha delle mancanze sicuramente, però lo adoro, quasi 200 ore. E poi vabbè, Marco mi dice che li gioco proprio tutti, mi fa ridere questo commento. Sì, li gioco proprio tutti. Poi dovrei fare un video, ma io porto troppo rispetto per gli sviluppatori, però dovrei fare un video in realtà con tutto quello che io ho escluso, perché l'ho provato, tanti giochi li ho provati e ho detto no, non è possibile. Ivan, appunto, come dicevo, gli è piaciuto molto. Juice Zucca mi chiede se farò una serie su The Painscreek Killings, magari no. Nel senso che, a dire la verità, non è molto lento, molto da godersi con calma. Anche una live sarebbe parecchio, parecchio noiosa, probabilmente, perché il gioco merita, però è un gioco lento, veramente lento. E niente, poi questo è quello che c'era da dire, insomma, sui commenti dell'ultima settimana, sui video fatti. Spero vi siate divertiti, spero abbiate gradito i giochi. Ovviamente uscendo 3 giochi a settimana non sempre escono i giochi che magari voi aspettate o che i giochi fanno per voi. Però insomma questo è quello che abbiamo fatto. Ci sono giochi interessanti in arrivo, stay tuned.
L'unica cosa che non posso programmare sono i video, vabbè, quelli del lunedì, ma quelli del venerdì sono nei live, perché dipende molto dai tempi che ho. Ma una cosa posso dirvi: se stasera va in porto il programma che ho in mente, lunedì dovrebbe arrivare un titolone cooperativo che giocherò con altre persone, abbastanza tosto, e quindi non andrà proprio benissimo come gameplay probabilmente. Vedremo stasera se riuscirò a registrarlo. Intanto vi auguro un buon weekend a tutti voi e ci sentiamo lunedì con il video appunto consueto del lunedì. Alla prossima e ciao ciao!